La solennità di Pentecoste chiude la Grande Domenica, i 50 giorni celebrati come un'unica festa in onore di Cristo risorto. Lo ha ricordato il Vescovo ausiliare nel corso della solenne messa pontificale celebrata in cattedrale. Il Vescovo ha invitato l'Assemblea a ricordare il pellegrinaggio dei giovani con l'Arcivescovo alla tomba di San Paolo. Entrando nei temi offerti dai testi biblici, Monsignor Vecchi ha rielencato i frutti dello Spirito esposti da San Paolo e contrapposti ai frutti della carne che escludono dal Regno di Dio. L'amore, la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Pensate, si parla tanto di educazione. Pensate all'importanza della presenza dello Spirito per dire alle nuove generazioni: non è vero che tutto quello che desideri sei spinto a farlo. Hai il potere di dire di no, ma non da solo. In forza di quello spirito che hai ricevuto col battesimo. Ecco perché sono insipienti quei genitori, non ho detto ignoranti, possono avere anche 4 lauree, che dicono tanto non battezzi il bambino, ci penserà lui quando avrà l'età maggiore. Perde tempo, perde grazia, non acquista quella quella personalità dello spirito che è fondamentale per poter affrontare le difficoltà dell'esistenza. E come spesso accade nelle omelie di Monsignor Vecchi, non è mancato qualche riferimento alla stretta attualità. Ecco che cosa ha detto il Vescovo mentre riecheggiavano i festeggiamenti nelle vie adiacenti la cattedrale. Dicono che il Bologna ha vinto. Beh, sono contento. Almeno non va in B. Allora speriamo di rimanere in A anche noi come cristiani, però dobbiamo fare qualche cambio, qualche acquisto nuovo per poter camminare secondo lo Spirito, rimanere in Serie A e andare là dove il Signore ci ha indicato.